Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag dal titolo Le borse della mia vita. È abbastanza simile a quello sulle scarpe che io ho fatto. Se non lo avete visto, magari vi lascio il link in descrizione. E questo diciamo che ha domande abbastanza simili, ma anziché riguardare le scarpe, riguardano le borse. Quindi cominciamo subito con la prima domanda. Abbini il colore della tua borsa a quello delle scarpe? Sì, sempre. Io non riesco proprio fisicamente ad uscire di casa se la borsa non è uguale alle scarpe, cioè se non è dello stesso colore o almeno di una tonalità molto simile che si possa avvicinare. Io non so perché, ma ho proprio questa fissa che le scarpe devono essere uguali alla borsa, perché mi sembra che sia molto elegante, perché comunque sono una persona a cui piace abbinare, quindi insomma. Sì, io abbino il colore della borsa al colore delle scarpe. La domanda chiedeva se l'abbino anche ai vestiti, diciamo che con i vestiti sono più flessibile, però cerco comunque di restare sulle stesse tonalità in modo da non andare in giro vestita come se fossi Arlecchino, quello sicuramente. Seconda domanda. Qual è la borsa da tutti i giorni? Ne hai una per il lavoro? Allora, no, non ne ho una per il lavoro e la borsa che uso tutti i giorni è questa, che è nera nella versione invernale, e poi ne ho una che è praticamente quasi identica, ma nella versione estiva è un beige molto chiaro. Adesso io non ce l'ho qua con me perché l'ho dimenticata in camera di là, ma comunque è abbastanza simile, solo che ha dei toni molto più chiari. Andiamo avanti con la terza domanda. Scegli una borsa per una serata in discoteca o al pub? Premetto che io difficilmente passo serate al pub o in discoteca, però se dovessi andarci probabilmente sceglierei una borsa piccola perché io detesto le borse grandi, quindi sceglierei una borsa piccola che non sia troppo pesante, che non mi dia troppo fastidio. Quindi sicuramente sceglierei questa, che è una borsa Carpisa, che è veramente molto carina perché ha questo bottoncino qua e poi si apre in questo modo e dentro ha, cerco di farvela vedere da vicino, ha lo spazio per praticamente il portafoglio, il cellulare, i fazzoletti, perché non è che ci stia altro in questa borsa, però proprio perché è così piccola, almeno sarei sicura di non essere appesantita. E questo magari se siamo in estate, poi dietro c'è anche la sua taschina, dimenticavo. Questo se siamo in estate va bene perché ha questo colore azzurro pastello molto leggero, molto adatto all'estate. Se siamo in inverno sceglierei una borsa scura, quindi questa che è nera, sempre Carpisa, molto piccolina. Qui ci sta ancora meno dentro perché è anche più piatta, quindi ci sta giusto il cellulare, i fazzoletti e insomma le chiavi di casa, non ci sta altro, però io comunque questa borsa l'ho usata per qualche cerimonia. È una borsa che si mette qua ed è leggerissima, io non mi accorgo neanche di averla, quindi se dovessi andare in discoteca o al pub, quindi non avere l'impiccio della borsa, la scelta ricadrebbe su queste due. Andiamo avanti. Quale borsa ti ha deluso? Un sacco di borse mi hanno deluso perché io con le borse sono veramente molto molto svizzera, nel senso che devono essere fatte in un certo modo, devono avere determinate caratteristiche, non devono essere troppo grandi, ma non devono essere neanche troppo piccole, quindi insomma io con le borse sono difficilissima. Una borsa che mi ha deluso tantissimo è questa. È questa borsa qua. Questa è una borsa che in realtà è anche carina perché comunque insomma ha questa placca in argento così, ha questo disegno insomma un po' particolare, quindi per l'estate a me piaceva, è molto grande per i miei gusti, però l'avevo comprata perché per le vacanze ho pensato quando mi devo portare dietro la macchina fotografica, le cartine, insomma la bottiglia d'acqua, tutte quelle cose, una borsa un po' più grande forse è meglio, più comoda. Ma devo dire che mi ha deluso tantissimo perché dentro è veramente enorme, quindi è troppo dispersiva, cioè io non riesco a trovare le cose qua dentro. Poi ha una chiusura che è veramente scomoda perché si chiude in questo modo, ma quando poi l'avete a tracolla non riuscite mai ad aprirla. Quindi insomma, questa mi ha proprio deluso tanto e mi è dispiaciuto perché quando l'ho comprata, insomma, mi piaceva. Quindi sono rimasta, ahimè, da tanto tanto delusa. Quale borsa hai voluto per molto tempo e alla fine hai acquistato?
Ecco, a questa domanda io non posso rispondere perché in realtà non c'è una borsa che io ho desiderato per tanto tempo e alla fine ho acquistato, perché io non sono troppo amante delle borse, quindi non è che a me piaccia andarmi a comprare borse, quindi in realtà non esiste una borsa che ho desiderato tanto tempo. C'è stato uno zaino che ho desiderato per tanto tempo, che è lo zaino che uso per andare a fare trekking, però quello insomma non ve lo faccio neanche vedere perché è uno zaino da montagna, però quello lì effettivamente l'avevo desiderato tanto, fatto così costava tanto, quindi non lo compravo, poi alla fine l'ho comprato, però insomma non è una borsa. Poche borse ma buone o poche di qualità? Beh, io sarei tentata di dire poche e di qualità, però siccome quelle di qualità di solito costano anche parecchio, poi io mi ritrovo ad averne tante ma di scarsa qualità, perché poi la realtà dei fatti è quella, però a me piacerebbe di più comunque averne meno ma di maggior qualità. Consiglia una borsa per fare shopping o per la spesa senza impicci? Allora, io per fare shopping o per fare la spesa senza avere troppi impicci, direi che consiglierei quella borsa che io utilizzo tutti i giorni, che sarebbe questa. Perché questa borsa è veramente per quella che è la mia, diciamo, il mio desiderio sulle borse, rispetta veramente la giusta dimensione, ha una taschina qua fuori e dentro ha praticamente un divisorio a metà, quindi c'è questa tasca che poi è una tasca, quindi mi avvicino sperando che si veda, c'è questa tasca che fa anche da divisorio all'interno e poi ci sono altre taschine interne e poi c'è lo spazio, diciamo, per mettere tutte le cose. Quindi in realtà questa borsa che non è così enorme, però ci stanno un sacco di cose. Io mi trovo benissimo e veramente se devo fare shopping, uscire, insomma, fare delle cose magari anche un po' in fretta, questa borsa è fantastica, quindi io consiglierei quella. Ce n'è un'altra però che vorrei consigliare ed è una borsa questa volta più grande ed è questa che è nera, quindi va bene più per l'inverno, diciamo, che proprio perché è così grande va bene in tutti quei casi in cui si devono portare magari delle cose, dei prodotti che si acquistano, quindi si vogliono mettere nella borsa, tenere sulla spalla senza avere tanti sacchetti. Ecco, quella va bene perché è molto capiente. Qual è la borsa dal colore più acceso? Io più che colori accesi ho delle borse un po' originali, un po' in alcuni casi sgargianti. Sicuramente quella che ha il colore più acceso di tutti è questa qua, che è una borsa a pochette. E questa è quella più sgargiante dal colore più acceso che ho, perché insomma ha questo grande, lo avvicino così magari lo vedete meglio, ha questo grande, non so neanche come definirlo, insomma questa cosa sgargiante e poi è semplicemente una pochette, quindi insomma non ha molto spazio. Questa è una borsa che mi aveva regalato mia mamma tanti anni fa, è sicuramente quella più sgargiante che ho. Poi però ho delle altre borse un po' particolari, ad esempio anche la borsa da mare che io uso è, per essere una borsa da mare, secondo me abbastanza sgargiante. Poi ho delle borse un po', diciamo, originali e adesso ve le faccio vedere. Questa è una borsa stile giapponese che arriva direttamente dalle Hawaii, dove io ho dei parenti alle Hawaii, quindi mia cugina mi ha mandato questa borsa direttamente da Honolulu e quindi insomma questa borsa mi piace, sono anche abbastanza affezionata perché appunto è un regalo che arriva da quelle zone, quindi insomma è molto carina. Poi ho delle borse veramente particolari che sono uniche nel vero senso del termine perché sono state cucite apposta, diciamo, da mia mamma che mi ha fatto queste due borse, quindi queste in commercio non si trovano ovviamente perché me le ha fatte lei. Però volevo farvele vedere. Una è questa che è fatta in questo modo, ha i due manici fatti così, poi ovviamente quando la mettete diventa, diciamo, un po' così, tipo a sacchetto. E ha la chiusura fatta in questo modo, dietro c'è un bottone e poi sul davanti, come potete vedere, ha questo tipo di disegno, insomma, di decoro fatto con lo spago e poi c'è questa cosa che mi piace tantissimo, tutta un po' sgargiante, tutta un po' così, con questi fili rosa, con delle perline, io l'avvicino così magari la vedete meglio, con delle perline che lei ha messo, insomma, questa è davvero unica perché, insomma, avendomela
fatta lei, sicuramente in commercio non si trova da nessuna parte. Un'altra borsa che mi ha fatto lei è questa volta è diciamo un pochino più particolare per il tipo di stoffa che ha usato, perché insomma questa davvero ha un tipo di stoffa particolare, infatti queste borse non è che si possano portare sempre tutti i giorni, ci vuole un'occasione molto molto particolare. Però anche questa ha sul davanti questo tipo di perline qua, fatta così. Poi ha il bottone sotto fatto in questo modo, vedete, si apre in questo modo qua e dentro ha la sua tasca e poi ovviamente lo spazio per insomma posizionare, per inserire tutte le cose che voi volete portarvi dietro. E quindi insomma ha la sua tracolla ovviamente e anche questa è una borsa veramente particolare. Andiamo avanti, qual è la borsa più brutta che hai? Allora, io potrei dirvi la borsa che non mi piace in realtà, perché poi non so se è considerata brutta da tutti. Io la considero così perché a me non piace ed è questa borsa qua. È troppo grande, troppo rigida, perché è veramente una borsa rigida e davvero troppo scomoda. Cioè, non tanto per l'estetica, cioè non è che io la consideri brutta per l'estetica che ha. Vabbè, molto semplice, una borsa nera, non ha niente di che. Ma la considero la più brutta che ho proprio per la immensa scomodità e per la rigidità che ha questa borsa, è veramente scomodissima, quindi questa è sicuramente quella che io classifico come la più brutta che ho. Qual è la borsa dei tuoi desideri che ancora non hai acquistato? Ecco, c'è una borsa che in realtà mi piacerebbe avere ma che non ho mai acquistato ed è una borsa della linea Diseguall. Ovviamente non una borsa enorme, ma una borsa diciamo di dimensioni medie, quindi non troppo grande, non troppo piccola, ma la linea Diseguall mi piace veramente tantissimo e diciamo che un domani avere una borsa della Diseguall mi piacerebbe, però siccome io sulle borse ho tante pretese, dovrei effettivamente andarmele un po' a vedere tutte, vedere se ce n'è una che diciamo soddisfa le mie aspettative, perché davvero sono pretenziosa sulle borse. Però insomma quella linea mi piace veramente molto. Questa era l'ultima domanda, vi mando un abbraccio enorme e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!